Fiume e Tusciano arrivano provvedimenti. Elezioni battipaglia, confronto giovani a Sud TV. Minaccia operaio del distributore, arrestato 27enne. Agguato al Rione Borgo, fuori uso telecamera. Salvini a battipaglia, sul palco escrementi. Fonderie Pisano, bloccata fabbrica. Morsa da un cane, paga ASL e comune. Premio di giornalismo Ripa, cerimonia di consegna. Torneo Le Virtù del Sele, sport in tour. La commissione straordinaria del comune di Battipaglia, dopo aver emanato un'ordinanza coattiva che avrebbe dovuto risolvere l'annosa questione dell'inquinamento del fiume Tusciano, ha inviato alle aziende e ai privati che scaricano nel fiume i provvedimenti esecutivi di cessazione degli scarichi al fine di evitare ulteriori sversamenti. Al posto dei cittadini che non ottempereranno a tali richieste, sarà l'ente a intervenire direttamente, chiudendo in maniera coattiva gli scarichi o realizzando dei lavori per il collegamento dei canali all'impianto di depurazione in via di riqualificazione a Tavernola. Questa sera alle 21.10 nella trasmissione Fatti e dintorni si confronteranno alcuni volti nuovi della politica di Battipaglia in vista delle prossime elezioni comunali del 5 giugno. In studio i candidati consiglieri giovani di Battipaglia, Giuseppe Manzi, candidato con Gerardo Motta, Luca Mautone con Vincenzo Inverso, Giuseppe Bonfrisco con Cecilia Francese, Veronica D'Ambrosio con Enrico Lanaro e Francesca Napoli con Ugo Tozzi. Conduce Rosaria Sica. I carabinieri di Montecorvino Rovella, alle dipendenze della compagnia di Battipaglia, hanno arrestato il pregiudicato Mario Cesaro, 27enne di Montecorvino Rovella, in flagranza di reato per rapina impropria. Il Cesaro, dopo aver effettuato 30 euro di rifornimento alla sua auto presso il distributore di carburanti situato alla frazione Macchia di Montecorvino Rovella, si è allontanato senza corrispondere la somma dovuta all'operaio, un 40enne di Acerno, minacciandolo di gravi conseguenze se lo avesse fermato. I carabinieri, allertati telefonicamente dalla vittima, si sono subito messi alla ricerca del giovane, trovandolo qualche minuto dopo per le vie del centro alla guida della sua auto. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime detentivo, in attesa di giudizio con rito direttissimo. C'era una telecamera comunale sotto casa di Antonietta Chiarazzo. Non era accesa, non funzionava. Con la videosorveglianza attiva, ora i malviventi sarebbero in carcere. Chi ha esploso i 4 colpi di pistola è ancora libero e armato. Antonietta Chiarazzo forse conosce chi ha sparato domenica notte, ma non collabora. La spacciatrice di Fort Apache era la destinataria del blitz, ma non fa i nomi. L'indagine dei carabinieri è difficile. Gli investigatori combattono l'omertà del Rione Borgo, un quartiere spaventato ad alto tasso delinquenziale. I 4 colpi di pistola li hanno sentiti in tanti, ma nessuno ha parlato. I carabinieri sperano che qualche pusher parli. Le prime reazioni arrivano dal mondo politico. Oggi si riunisce la commissione consiliare sulla sicurezza. Il 23 maggio si terrà un consiglio comunale. Dalla prostituzione litoranea alle sparatorie in centro, dagli stranieri nell'ex Apof ai furti e agli incendi a Cioffi e Corno d'Oro. Le proposte sul tavolo sono molte. Più forze dell'ordine, interventi coordinati, un tavolo in prefettura per avere i rinforzi necessari. Intanto il comune corre ai ripari con una nuova videosorveglianza. 70 telecamere con un nuovo sistema tecnologico. Oggi pomeriggio alle 16.30 Matteo Salvini sarà a Battipaglia in Piazza della Repubblica. Il leader del movimento Noi con Salvini affiancherà il candidato sindaco Guglielmo Marchetta al suo primo comizio. Previsto un piano di sorveglianza straordinario da parte delle forze dell'ordine in vista di probabili contestazioni. La scorsa notte ignoti hanno coperto di escrementi e fieno il palco su cui salirà oggi Salvini, con scritte offensive indirizzate al leader dell'ex Lega Nord. Sono in corso le operazioni di pulizia del palco, anche se è probabile che le scritte saranno solo coperte dalla vernice. La Regione Campania ha diffidato le fonderie Pisano a rimuovere le criticità riscontrate dall'ARPA, che ha disposto la sospensione dell'attività per 60 giorni. O comunque fino al ripristino della conformità, ma ha fatto anche una chiara precisazione, un ultimatum.
Se saranno ancora violate le prescrizioni, sarà attivata la procedura di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione. Tanto più che, come già accaduto per gli idrocarburi nello scarico nell'Irno, gli autocontrolli contrastano con i controlli dell'ARPAC anche per il monossido di carbonio. Il provvedimento di stop, il secondo nel giro di 3 mesi, fa seguito al procedimento avviato dall'Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno lo scorso 28 aprile, sulla scorta di una dettagliata relazione dell'ARPAC di Salerno. Costerà caro al comune di Eboli e all'ASL di Salerno il morso di un cane randagio a una signora, quasi 4.000 euro, tra risarcimento danni e parcella all'avvocato della ricorrente. La sentenza del giudice di pace, emessa ormai un anno fa, è diventata esecutiva e dunque non resta altro da fare che mettere mano al portafogli. La donna protagonista di questa vicenda fu assalita in strada dal cane randagio qualche anno fa, un grande spavento e qualche punto di sutura. Per fortuna nulla di grave, ma di chi la responsabilità di quanto accaduto? Del comune e dell'ASL, per il regale della signora che portò davanti al magistrato entrambi gli enti pubblici chiedendo un congruo risarcimento. E così è stato, il giudice ha deciso che il comune di Eboli e l'azienda sanitaria dovranno risarcire. L'ente per oltre 1.100 euro, somma alla quale vanno aggiunte le spese legali, gli interessi e la parte spettante all'ASL, per un totale di oltre 4.000 euro. Si arricchisce di altri nomi di spicco la rosa dei giornalisti premiati con il RIPA, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per l'ottava edizione del premio di giornalismo Giuseppe Ripa, intitolato alla memoria del decano dei giornalisti cilentani. Si è svolta sabato scorso a Santa Maria di Castellabate. A promuovere l'evento è l'associazione Ripa, presieduta da Giuseppe Ianni. Riconoscimenti 2016 sono stati assegnati a Enrico De Uringer, giornalista del TG3 Campania, alla giornalista Carmen Incisivo del quotidiano web Salerno.it, al giornalista Rai Rino Genovese, ai giornalisti del Mattino Antonio Manzo e Titta Fiore. Premio alla carriera a Titti Marrone, docente di giornalismo. Pepe Ripa, così chiamato da tutti, il Pepe Epico, fu un giornalista veramente un pioniere, diciamo che lui ha fatto 50 anni nel Cilento e in tutto il Salernitano ed è stato artefice di tantissime battaglie che l'hanno portato a schierarsi per fatti importanti sia quando era corrispondente del Roma, del Mattino, del Tempo e di tante altre testate. Ha condotto battaglie epiche, voglio dire, ricordiamo quella della Torre di Acciaroli per esempio, quando si tentò di abbatterla e lui con un pool di giornalisti napoletani fece 2 conferenze stampa, in 7 giorni bloccò tutto. Quindi se quella torre è salva dobbiamo dire grazie a Peppino Ripa. 8ª edizione del premio dedicato proprio a Giuseppe Ripa, come nasce e con quale intento? Ma il premio nasce con l'intento di in un certo senso di continuare, anche se il giornalismo contemporaneo è un giornalismo molto diverso da quello che era quello epico di Peppino Ripa. Però ecco, questa 8ª edizione nasce con delle particolari caratteristiche, innanzitutto una giuria molto importante che legge nel giornalismo uomini, personaggi e fatti che sono salienti, per cui ecco, è stato un lavoro, diciamo, molto capillare, ma siamo riusciti ad individuare dei giornalisti che veramente hanno dato tanto sia nella carta stampata sia nella televisione e anche nel web, nelle nuove tendenze del web, sì. Si svolgerà da venerdì a domenica a Campania Eboli Pestum la seconda edizione del torneo calcistico giovanile denominato Le Virtù del Sele. La manifestazione sportiva nazionale, promossa e organizzata dalla Scuola Calcio ASD Virtus Calcio Meti Sport di Campania, in collaborazione con la TNM, è stata ideata dagli organizzatori con lo scopo di creare un'opportunità di valorizzazione dello sport come veicolo educativo e mezzo di crescita culturale e sociale fra ragazzi provenienti da paesi e regioni diversi. Una 3 giorni incentrata sul binomio vincente di sport e turismo. Non mancheranno momenti all'insegna della spensieratezza e del divertimento grazie alla presenza di ospiti canori e ballerini provenienti da palestre dei diversi comuni del comprensorio.